Molte sono le domande che si pone oggi di fronte alle immagini televisive di questi giorni. La prima riguarda gli autori di questi gesti di terrorismo ed è la domanda sul perché. Perché un essere umano può giungere a tanta crudeltà? Ci si chiede in quali oscuri meandri della coscienza possono albergare tali sentimenti di odio, di fanatismo politico e religioso, quali risentimenti personali e sensi di umiliazione collettiva possono essere alla radice di simili folli decisioni. Nulla e nessuno potrà mai giustificare questi atti o dare loro una qualunque parvenza, anche larvata, di legittimazione. Ma ci dobbiamo anche chiedere: ci siamo noi tutti davvero resi conto, rispetto ad altre persone e ad altri popoli, quanto grandi ed esplosivi potessero essere a poco divenire questi risentimenti? E quanto nei nostri comportamenti potesse contribuire e contribuisse di fatto ad attizzare nel silenzio vampate di ribellione e di odio? Ma non è possibile, a proposito di questa domanda, non sottolineare anche la tremenda responsabilità di chi, magari dotato di grandi mezzi, ha imparato a sfruttare questi risentimenti e li fornisce gli strumenti di morte, finanziando, armando e organizzando i terroristi in ogni parte del mondo, anche vicino a noi. Anche per costoro non v'è nessuna ragione e benché minima legittimazione per il loro agire. E non posso dimenticare neppure quanto Gesù diceva nel discorso della montagna, proibendo anche una sola parola offensiva, perché contenente già i germi dell'odio e dell'omicidio. La tolleranza zero deve essere per ogni parola o gesto di odio. Ho letto, perché queste parole non sono mie, queste parole sono di Carlo Maria Martini nel suo ultimo discorso alla città da arcivescovo di Milano, e mi sembrava giusto e opportuno ricordarle e ridirle oggi qui in questa piazza. La disparità sociale genera prima o poi una violenza che la corsa agli armamenti non risolverà mai. Questa serve solo a cercare di ingannare coloro che reclamano maggiore sicurezza, come se oggi non sapessimo che le armi e la repressione violenta, invece di portare soluzioni, creano nuovi e peggiori conflitti. E ancora, la globalizzazione dell'indifferenza, che oggi pesa sulle vite di tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una globalizzazione della solidarietà che possa ridare loro speranza e far comprendere con coraggio il cammino attraverso i problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che esso porta con sé. Anche queste parole non sono mie, sono di Jorge Mario Bergoglio, nell'Evangeli Gaudium e nel messaggio di pochi giorni fa per la Giornata Mondiale della Pace. E anche queste mi sembrava opportuno dirle qui oggi. Amici e amiche, torniamo a spiegare le ragioni della pace. Continuiamo a costruire la pace nella nostra Milano, ad impegnarci per la pace in Europa e nel mondo. È il migliore investimento che possiamo fare per il nostro futuro e per quello dei nostri figli. E il sangue e le tragedie vicine di questi giorni, il sangue e le tragedie lontane e rimosse di questi giorni, e il sangue e le tragedie vicine e lontane che ci hanno preceduto, ci danno questo unico monito. Dialoghiamo, conviviamo tra diversi cercando il molto e il vero che ci accomuna, promuoviamo la giustizia, affermiamo i diritti umani, rispettiamo e custodiamo la terra che abbiamo avuto in dono. E questa comune visione del mondo e il profondo sentimento di fraternità e di sorellanza che ci ha portato qui oggi per reagire alla minaccia e alla paura che avvertiamo è ciò che ci unisce e che dovrà continuare ad unirci. Grazie a ciascuno di noi per essere qui, per il nostro impegno quotidiano per la non violenza attiva e per il futuro che costruiremo insieme. Grazie.